Il blocco. Il blocco si era. Era rallentato. Ed ero. E sono caduto. Aia! 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 Mi morde! Ho sbagliato! Gli ho dato una picconata! Fermate il cane! Fermate il cane! Ferma il cane! Fermate il cane! Mi sta mordendo! Fermo quel. Ha gli occhi rossi! È cattivissimo! Mi ha alzato! Che cane cattivo che avete! Prendete il resto! Fermate un attimo il video, ma l'avete visto attentamente il cane? Forse a voi sembrava un cucciolotto che scodinzolava, con gli occhi teneri, ma in realtà aveva gli occhi iniettati di sangue, con i denti a punta che puntava giusto al mio collo. Ridatemi la mia roba! Brutto cane, addio! Era sul blocco, non volevo farlo cadere, gli ho dato una picconata, però mi sa che ho fatto addio! La cavolata. Ridatemi il mio piccone. E la legna la tengo io per Sara! Sara! Oh, il mio piccone? Vabbè, ragazzi, scaviamolo. Non ha, nessuno ha piccone di ferro, scaviamolo. Ma chi è il scusate, ma adesso un attimo. Chi è il genio che sta mettendo il muro dove io sto scavando per passare? Si svincitava il maiale. Ma il maiale portatelo, spingiamolo di là, dai tutti qua, spingere il maiale, su, venite. A me serve della legna, così almeno faccio questi maledetti recinti, ma... Spingiamo di là il maiale, sì, dai. Sì, io lo spingo. Alfredo. Mettete di là, ma, spingi il maiale. Maiale. Brutto. Spingete il maiale, su, maiale. Su. Un'ossa. Fate un cancello, così li chiudiamo dentro. Maiale. Anche oh. Quello, pussa via te, pussa via. Posso scappare? Terra! Guarda! Mucona, vai dentro. Perché avete fatto i recinti? Vabbè. E perché qua abbiamo ancora delle mucche? Dobbiamo portarle di là. Dimmi che tra poco c'è l'upgrade. Ferro, lo metto qua. Sai, il ferro è pronto. Perché c'era un cane murato vivo qua in mezzo? È il nostro. Lascialo murato! Chi è che mi tira il... Chi è che tira le frecce? Infatti. Aspetta, mi metto una toccina. Che ci fa lo scheletro lì in mezzo? Chi lo sa. Dai, entra dentro a picchiarlo. Ok. Abbiamo curato il nostro cagnolino perché sennò ci lasciava una bella. Aia. Come le portiamo? Entrata. Via. Dai, pingiamo le mucche su. Io sto spingendo. Aiutateci a spingere le mucche. Mucca. Vai. Il cane ha ammazzato il coniglio. C'è la mucca che fa l'equilibrista. Ah, no, è entrata. Divertente. Spingo giù il cane. Mucca. Perché c'è ammazzato. Dai. Spingiamo dentro le mucche. Mucca. Dateci una mano con la mucca qua. 367. Qualcuno mi apre il cancello, sto spingendo una mucca. Stavo spingendo via il cane. Entra. Ok. Spingi. Ammazziamolo. Spingi. Ok. Termino. Mi chiudo dentro, fammi uscire. Alfredo, dai, lo spingo di là. Andiamo giù. No, lasciala pure lì, il recinto è quello, va bene lì. Giù. L'importante è che sia dentro. Vai giù. No, abbiamo ancora un... No, ma il cane tienilo su, ma perché? Tienilo su il cane, perché lo butti giù? Tutto. L'ho mandato giù. Ho terminato una pecora, è l'unica nostra fonte. Milana. Ecco, allora butta giù il cane. Teniamo la mucca, spingi di là la mucca. Se troviamo un secchio possiamo prendere il latte. Mucca. Questa non ne vuole sapere di entrare. Dai, vai dentro, mucca, su. La stai ammazzando.
Come lavoro da grande possiamo fare gli spingimucche, vedi? Mucca! Aspetta che la spinga. Va! Spingete dentro mucca. Ok. Tartaruga! Dove? Tartaruga! Tartaruga! Ci servirebbe l'acqua adesso per fargli una zona per la tartaruga. Tampone col cieco. Ma come pensate di mettercela dentro la tartaruga lì, per curiosità? Sì, è l'unico modo, senti. Spacchiamo, spacchetto, ok, ci si... Entra, è brava? Entraci, sì. Ci devi entrarci. Io adesso la, la alzo, così almeno non esce. Povera tartaruga. E senti, oh, entra, adesso, adesso non è più morto. Bisogna farglielo fatto meglio, più bello, più grosso. Cosa? Bisogna costruire un ambiente migliore. Perché io vorrei scavare. Ma come faccio a scavare se avete fatto il muro qua? C'è una pota per il guardiano. Mirko! Che c'è? Stai, metti quel blocco immediatamente e metti la pota. Ho fatto una nuova isola che possiamo usare per qualcosa. Dove sei? Al freddo. Dove sei? Dietro la casa. Dietro la casa. Dove è casa? Metto delle chest. Dobbiamo allargare questa zona. Prima allarghiamo la zona, poi mettiamo l'uovo, dai. Alfredo, secondo me le fai paura con quella skin. Quella tua skin non te l'abbiamo mai detto, ma fa un po' di paura. Sì. Vabbè, dopo la cambieremo. È una statua. Allora. È l'SCP cadavere, giusto ragazzi? Sì. No, sì, ah, sì. È l'SCP cadavere, sì, è proprio lui. Via. Oh. Qui si passa? Via. Magari andare. No, no, facciamo un'altra strada laterale. Aspetta, carino. Sì, sì, carino, carino. Dobbiamo allargare questa zona prima. Poi vado, prendo. Allora, chiudiamo qua. Così. Basta, basta, basta. No, no, non troppo, non troppo. Basta, non mettete altri pezzi. Per ora la chiudiamo qua davanti così, dove sono io. La isola secondo me deve essere pure carina. Oltre che grande. Aspetta, devo prendere dei blocchi. Prendi. Chi è che costruisce con i coralli? Infatti. Io. Deve essere pure carina la isola. Ma sì, è carina, guarda che carina. Però il problema è che non puoi toglierli, vuoi di sotto. Perché? Ma tu metti il legno per fare la base di una tartaruga? Sì. Il legno marcisce, poi la tartaruga muore. Devi mettergli i coralli o roba del genere, qualcosa di bello. Devi mettere un ambiente marino, non una casa di legno. Ma è la vita reale, Alfredo. No, se no gli facciamo il palché alla tartaruga. No, che poi muore soffocata. Ecco. Soprattutto. Ti piace? Alfredo, ti piace? Così mistra. Che non sono così mistra. Vediamo un po' quanto ha tutto anno. 162, vabbè. Allora, praticamente... Vediamo questo. E qua vediamo questo. Sono lanciata con il mio. Vieni a sab. Io per fare. Il coniglietto è l'unico vivo. Ah, veramente? La mushroom? Dov'è? La seconda. Dicendo. Aspetta. Ok, abbiamo allargato. Adesso qua possiamo fare. No, quella. L'entrata per la tartaruga. Non si vede una ceppa, papà qua, però.
Ho capito, dobbiamo... Ma l'entrata alzata l'avevo fatta per mettergli l'acqua per la tartaruga. Perché sennò ogni volta che apre una porta esce tutta l'acqua. E quindi? E quindi bisogna alzare l'entrata. Quando si upgrade? Adesso il buon Edo lo fa. Questo? Continua, non so, okay. Non so più. Dai. Adesso cosa mettiamo. Io devo mettere tipo qua. Questo, e poi sopra ci mettiamo la porta. Qua. Metto due blocchi qua. Con la porta qua. Io ho già il piccone in ferro tipo. Ma mannaggia. Oh, mamma. Allora, ferma. Ok. Rifacciamo il pezzo. Io l'ho ancora di utilizzo. Vabbè, se ce l'ho abbastanza. Vabbè, mi hanno fregato il pezzo. Fermo! Ok, adesso. Basta così! Ma che cosa state facendo? Non ho capito. Cioè, è impossibile entrare qua. Sì, ma lo scopo di questo recinto è metterci dentro la tartaruga, non fare in modo che nessuno entra e fare un blocco assurdo di roba, inutile. Ma che cosa state facendo? Me lo spiegate? State consumando una marea di materiali per fare un cubo enorme. Che senso ha? Io non lo sto facendo, io sto scavando. Ma quanta clay ho? Affilo, io non voglio entrare. 18. 18. Al freddo! Io ho tutti i blocchi di clay che ci sono qua. Alfredo? Cosa? Vuoi della clay? Ma cosa me ne faccio? Un casino. Alfredo? Ragazzi? Ma cosa, Mirko? Un casino. No, tu hai fatto un casino, che era impossibile entrare in questa casa. Questa è la casa per le tartarughe. Il problema è che se tu metti solo blocchi, che cosa facciamo con solo blocchi dentro? È impossibile anche starci, eh? Allora, adesso serve altra acqua. Chi è che va a prendere altra acqua per creare una pozza infinita per le tartarughe? Se no continuano a gironzolare all'infinito. Io, tranquillo. Ok, riempi tutto di acqua adesso. Ok, adesso che abbiamo fatto questo, vado fuori a fare un po' di vetro, così facciamo un bel muro di facciamo una bella vetrata, ok? Adesso io deposito un sacco di cose nella cassa. Per così si sente una casa. Questo video non è finito e continua con un'altra parte. Se ti è piaciuto, iscriviti qui sotto al nostro canale per non perdere le altre nostre avventure.